tutti! Allora, oggi vi volevo far vedere un prodotto che vado a aprire, cioè questo, cioè il top coat di CN. Questo è un top coat 2 in 1, base indurente top coat. Non c'è scritto praticamente niente di interessante sulla confezione, meno che è 11 ml. Lo scovolino è uno scovolino piuttosto largo. Eccolo qua, l'ho messo molto alla veloce, bisogna vedere quanto ci metta a asciugare e qual è l'effetto finale, quanto dura come top coat. Mi sembra che stia asciugando abbastanza velocemente e l'effetto per ora è molto lucido, e magari poi lo vado anche a provare come base, visto che dice dovrebbe avere entrambe le funzioni, e poi vi faccio sapere. Vi mando un saluto. Ciao! Ciao a tutti! Oggi vi volevo parlare di un prodotto finito, che è questo. Ce n'è ancora un po', però ho provato a usarlo ieri, è densissimo e non riesco a stenderlo, cioè faccio un vero troiaio quando provo a usare questo e non mi va di rovinarmi lo smalto cercando di finire questo mozzicone di prodotto, che oltretutto era anche economico, quindi insomma se ce n'è rimasto un pochino lo butto e basta. Oltretutto, se lo vedete, è diventato rosino perché a forza di usarlo ha preso il colore dello smalto, all'inizio era trasparente, quindi uno schifo, è arrivato il momento di dirgli addio. Che cosa penso di questo top coat barra base, siccome dovrebbe avere entrambe le funzioni perché è 2 in 1? Allora, come base non mi è piaciuto perché è uno strato abbastanza spesso, quindi quando usate questo tende a come base a non aggrapparsi bene sull'unghia e secondo me tende un pochino a sfogliare lo smalto, mentre non mi è dispiaciuto come top coat perché comunque è abbastanza lucido e appunto abbastanza spesso, quindi tende abbastanza a proteggere la parte sotto dello smalto. Non è una cosa rivoluzionaria, ma calcolando una cosa a basso costo non lo sottovaluterei, secondo me ci può stare. È vero che ho provato di meglio nella mia vita, però se vi capita non schifatelo perché fa il suo compito di top coat dignitosamente. E niente, credo di non avere moltissimo altro da dire, è abbastanza lucido, insomma a me non è dispiaciuto, è ovviamente una cosa non rivoluzionaria, ma rimane un prodotto da 1 euro e poco più, quindi ce n'è anche abbastanza dentro, mi è durato più o meno 7-8 mesi, quindi non è un brutto prodotto, forse 7-8 mesi no, facciamo 6 mesi più o meno, e non è un brutto prodotto. E niente, non credo di avere tantissimo altro da dire su questo, è comunque consigliato per quello che è. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale, io vi mando un saluto.